un grande generale, il posto che stava. Auguri! Auguri! Quando Carla Cervi ci ha comunicato questa festa, che in effetti è una bella festa, vi devo dire che il mio cuore si è riempito di gioia, veramente, perché ho già immaginato che sarebbe stato veramente bello stare insieme a te in questa ricorrenza. Per cui io credo che la vita è così bella che alla fine poi i conti tornano tutti. Con Conte? Con Conte. E quindi falli tornare in maniera bella, positiva, felice, serena, tranquilla, in una famiglia allargata, agli amici più cari. Io penso che sia
la cosa, il modo più bello per festeggiare questo tuo compleanno. Giusto. E soprattutto tutta la vita che ancora ti aspetta. Per cui tanti auguri e grazie per averci dato questa possibilità di festeggiare con te questo compleanno. Grazie. Una montagna d'acciaio. Sì. Ma non andiamo a te, Cadì, andiamo ad Anno, che è una cosa. Perché qualcosa devi pure dire tu. Non andiamo alle 6-9, andiamo 81. No, dovremmo aggiornare un po'. Almeno ringraziarli, essere venuti. Ho ringraziato Annuncio. E tu stai aspettando che io mi commuova. Infatti, sei temprato queste cose, lo sappiamo. Che ti sostituiscono, non ti commuova. Bene, allora io sono contento di aver raggiunto questo traguardo, sta dicendo a madre. Importantissimo. È stato ricco di tanti ostacoli e tante vicissitudini. Ostacoli e vittoria, aggiunge, gli ostacoli e vittoria. E quindi mi auguro di continuare adesso serenamente ogni giorno. Pensando ogni giorno. Sereno, senza fregature, senza musica, senza preoccupazione. Questa è la che ci gioia sulla. Anche io mi auguro di rinvitarvi tra di me. Bravo Enzo! Che ti faccio, che tu possa sempre veramente godere di un affetto veramente grande, 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 che tua moglie soprattutto e i tuoi figli hanno per te, perché questo secondo me proprio è quello che ti dà. E ti dimentichi poi i piccolini, l'accoglimento, vengono di conseguenza, oggi sono meglio, perché secondo me loro, secondo loro ti amano veramente in maniera vera, sì, bella, veramente enorme. Auguri anche per questo. Auguri. Calibito, da chi lo ricevo il primo augurio? Tanti auguri, nonno. A piccolini. Vabbè dai, Edoardo, mezzogiorno te le faccio. No, aspetta, no. Papà, scusa, io ti ho chiamato alle 8:15. A te, no, bambino, e pure Vittoria, no? Sono arrivati tu, però quando è arrivata lei la sera, perché sono venuta la sera a fare gli auguri. E sì, così piccola, è brava la Lavinia. Brava la Lavinia.